mi chiamo Daniele Bermond, abito a San Sicario, 1560 metri d'altitudine, faccio l'agricoltore da sempre, questa azienda è nata nel 1999 come naturale continuazione di un'azienda che già aveva mio nonno. Abbiamo costruito questa stalla nuova con 45 bovini, sono tutti di razza valdostana perché è una razza particolarmente adattata all'ambiente montano. Abbiamo una trentina di capre di razza camosciata e una dozzina di pecore di razza biellese per fare gli agnelli da carne. Produciamo formaggi di capra e di mucca, principalmente tome perché è il formaggio tipico qua della montagna, poi facciamo dello yogurt, del latte pastorizzato, dei tomini freschi e anche dei formaggi con coagulazioni lattiche lente, senza caglio, con il latte di capra. Abbiamo un'azienda anche orticola perché è la naturale continuazione del letame, della sostanza organica che produciamo, andiamo a seminare patate adesso, e un agriturismo che accorcia al massimo la filiera e valorizza al massimo i nostri prodotti. Adesso produciamo 230 litri di latte di vacca al giorno, una quarantina di litri di latte di capra. Adesso sono al pascolo, quindi logicamente il formaggio viene diverso, soprattutto si vede la grandissima differenza nell'alimentazione degli animali, soprattutto nel burro, che diventa in estate giallo rispetto all'inverno, quando mangiano soltanto del fieno, in cui il burro, la panna è più bianca. Ovviamente gli animali in inverno stanno in stalla, però quest'anno è andata bene, sono rimasti solo 4 mesi, poi abbiamo iniziato a tenerli fuori anche se non davamo loro ovviamente dell'erba perché abbiamo iniziato la settimana scorsa, e rimarranno all'aperto normalmente fino a metà di novembre, poi la stagione bisogna che accompagni, come si dice. Ad aprile sono fuori, quest'anno li abbiamo messi fuori il 31 di marzo perché stanno bene fuori. Quella è la base di tutto, nel senso che il formaggio è buono se la vacca è felice. Questa è la nostra scommessa. Quando abbiamo deciso alla fine degli anni 90 di costruire questa stalla, noi l'abbiamo costruita in base alle nostre risorse foraggere, cioè le nostre vacche sono vacche non molto produttive, mangiano per l'80% della razione del foraggio, il foraggio è tutto autoprodotto in azienda. Sfalciamo 45 ettari di territorio, contribuiamo in modo non secondario alla bellezza di questo paese, e perché produciamo ovviamente una bella quantità di letame, però la base di tutto è lì, il nostro formaggio è nostro, inimitabile, non si può, perché il foraggio è diverso tutti gli anni, la fioritura è diversa, quest'anno siamo un po' in ritardo con lo sviluppo vegetativo, però è un fieno buonissimo, insomma, la mucca è felice, muove la coda quando mangia il nostro fieno, ecco, che è segno di felicità. In azienda siamo in tanti, nel senso che siamo due in stalla, una signora che mi aiuta qua nel caseificio, due figlie che fanno i jolly, non tanto in stalla ma nel caseificio e nell'agriturismo, e poi nipoti, sorella, si gioca un po' da jolly perché a volte ci sono dei lavori come oggi in cui si devono seminare le patate e bisogna essere un po' in tanti, insomma, perché il lavoro venga bene. I canali distributivi sono soprattutto locali, ve l'ho detto, la cosa migliore in assoluto è ovviamente quello di proporre i nostri formaggi nel piatto, cioè nell'agriturismo, perché in questo modo si ha la massima valorizzazione, perché noi non vendiamo soltanto un prodotto per nutrire, vendiamo anche la sua storia, e noi la storia di questo formaggio la conosciamo benissimo, questo è dall'alimentazione alla genetica delle vacche, utilizziamo soprattutto la fecondazione naturale perché il nostro toro Lillo è felice di soddisfare le nostre mucche, insomma, quindi non stiamo rincorrendo caratteri di produttività, di aumento della produttività, ma ci piace molto fare un tratto della nostra vita con le nostre vacche vecchie. La più vecchia adesso ha 14 anni, Colomba,
felice e lì tranquilla al pascolo con le altre. Quindi i nostri formaggi soprattutto li potete trovare nell'agriturismo, perché così riusciamo a raccontare la loro storia. Il mercato è prevalentemente locale, nel senso che in ogni paese abbiamo un negozio che li vende, che li propone, perché trovo che ovviamente se uno abita qua conosce meglio la nostra realtà, è anche in grado di raccontare meglio la storia dei nostri prodotti, e anche per una visione un pochettino slow della vita, perché non è soltanto un prodotto preincartato nel banco quello che uno deve consumare, ma deve capire da dove arriva. Abbiamo un mega progetto adesso con l'università, abbiamo messo dei collari al collo delle vacche per sapere dove pascolano, quindi con un'app, con un QR code sul formaggio uno potrà riuscire a capire da dove arriva quel formaggio. E abbiamo anche un paio di negozi a Torino, perché produciamo il formaggio delle viole, il Pleasantif, adesso a partire dal mese di giugno quando andiamo in alpeggio. Ciao a tutti, sono Chiara e nell'azienda mi occupo principalmente di girare tome all'interno della cantina e di pulirle, e nell'agriturismo come aiuto cuoco barra cameriera. Qui davanti oggi abbiamo le nostre tome di mucca e di capra, le uova di cui si occupa principalmente mia nonna, del pollaio, poi il burro, che anche questo fa i panetti lei, i tumini di capra, la ricotta di mucca fatta solo con il siero, che se non dovesse essere usato come ricotta va tutto ai maiali, quindi non si spreca niente, e la robiola di capra e lo yogurt. Tutti questi prodotti, oltre che a servire all'agriturismo, sono venduti anche ai negozi qua intorno. La nostra specialità, la specialità dell'azienda, è la toma che si chiama il Pleasantif, oppure detto anche formaggio delle viole, che è una toma che si fa solo da inizio giugno fino a fine luglio barra inizio agosto, quando c'è la fioritura delle viole, appunto. È un formaggio che è a pasta dura e si stagiona più o meno 4 mesi, quindi abbastanza stagionato, e si può solo vendere dalla metà di settembre, quando c'è la fiera del Pleasantif a Perosa Argentina. Prima non si può vendere. E, sopra questa toma ha il marchio, la P di Pleasantif e la viola. Detto questo, vi invito calorosamente a venirci a trovare, siamo aperti H24 come negozio, e d'estate, da luglio circa, vendiamo anche i nostri prodotti dell'orto, tutti biologici, e da settembre anche le patate. E invece adesso con l'agriturismo siamo aperti solo nei weekend, vi aspettiamo.